ho 35 anni, lavoro, sono il capo dell'ufficio di presidenza della nuova Accademia di Belle Arti di Milano da 8 anni, faccio il consulente per diversi comuni, adesso ho un incarico attivo nello staff del sindaco di Bergamo, sono vicepresidente dell'associazione del nuovo municipio, che è un'associazione che mette insieme comuni, università, laboratori universitari, cittadini. Ha due prerogative fondamentali, lavora sul tema della democrazia partecipativa e sul tema dello sviluppo locale autosostenibile, come due elementi in cui per esempio il tema dei beni comuni è un tema assolutamente centrale. E poi ho la fortuna, insomma, l'onere di svolgere l'assessore al bilancio e alle finanze del Comune di Carigrate e penso che sarà una parte oggetto della nostra discussione. Abbiamo quest'anno, iniziamo il secondo ciclo del bilancio partecipativo, abbiamo iniziato immediatamente l'anno scorso, quest'anno abbiamo messo in piedi un progetto articolato, profondamente articolato, di cui poi se volete vi mando via mail un PowerPoint che abbiamo preparato con gli obiettivi, gli strumenti che intendiamo utilizzare, gli scenari che apriamo con i cittadini, le modalità di decisione, eccetera, eccetera. Devo dire che tra le altre cose è un compito molto interessante perché io mi sono occupato di bilancio partecipativo e di partecipazione facendo l'assessore di un altro comune, ma mi occupavo di politiche culturali, politiche giovanili, eccetera, per la parola che è senza voce. Avete mai visto un grande immobiliarista o un grande finanziere che arriva all'assemblea del bilancio partecipativo, alza la mano e fa la sua proposta? Insomma, credo che non sia possibile. Lui nasce con quel tipo di prerogativa e in quell'occasione c'erano diversi amministratori italiani che seguivano appunto i lavori del Foro Sociale Mondiale, per cui ci piaceva, ci entusiasmava questa idea di poter cambiare l'essere della nostra attività amministrativa, cioè non più chiusi in queste stanze che vedete voi, insomma, a prendere decisioni che poi magari i cittadini non comprendono, non capiscono, non sanno neanche, ma invece aprire una frontiera nuova di coinvolgimento, di confronto. Ma soprattutto, e vengo alla tua domanda, cioè di cambiare il quadro della decisione. Cioè non è un bel processo consultivo, di ascolto, di trasparenza, è un processo decisionale in cui si individuano delle priorità, si allocano dei finanziamenti e si prendono delle decisioni. Cioè, insieme ai cittadini le priorità? Noi l'anno scorso Voi abbiamo. abbiamo questo dato, Di il solito budget è prova a declinarti il processo quest'anno? così. Sì. Il processo solitamente ha due fasi. Tenuto conto che oggi c'è tutta una giurisprudenza su questo tema, insomma, se voi andate su internet c'è di tutto e di più, tante cose proprio la settimana scorsa il Formet, che è l'ente formativo del Ministero della Funzione Pubblica, capitanato da Brunetta, in realtà è un'eredità che lui si è trovato a malincuore, credo. E c'è appunto la presentazione delle best practice italiane, più di 150, con formule diverse di applicazione del bilancio. Per cui è molto interessante perché l'idea è che è il locale che determina poi la scelta di funzionalità, di mediazione, di attuazione. Questa è poi una cosa molto interessante, cioè non è un modello che viene dislocato, che viene declinato e su cui poi le persone si confrontano, ma l'idea è anche di condividere con i cittadini il processo, le modalità, i linguaggi, dell'ascolto, del confronto e della raccolta delle priorità che vengono incasellate. Noi per esempio facevamo questo tipo di lavoro con un paio di computer, un paio di portatili, proiettore online, i cittadini fanno le proposte, immediatamente le proposte vengono tutte visualizzate a schermo, in maniera che non si perda niente per Durante strada. un'assemblea Durante pubblica. tutte le assemblee pubbliche che abbiamo fatto, noi abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo fatto 6 assemblee che non stavano proprio nei quartieri di Carigrate, ma abbiamo forzato un po' questo per provare a toccare un po' le sensibilità di tutte le persone, insomma, anche quelli che non erano quartieri veri e propri identificati come tale. Adesso si articola nelle assemblee, la prima cosa che si fa nel passaggio successivo, cioè nell'assemblea successiva, si dice quali sono le priorità che l'hanno evidenziato i cittadini. Questo però anche per un aspetto di condivisione. Se no il rischio della cioè del lavorare a compartimenti sterili, nel senso che il quartiere tizio in contrapposizione con il quartiere quadro, perché quello c'è la piscina, io non ce l'ho, quello c'è la biblioteca, io non ce l'ho, quello c'è le strade rifatte, insomma non è quello il modello è un modello solidale in cui si condividono delle priorità per
non potrebbe essere diversamente per una comunità del genere, cioè, il busto mi sembra che sia un po' più grande di Caregrano. Insomma, allora lì sì che potrebbero nascere dinamiche di questo tipo, ma se in un comune di 14.000 abitanti cominciano a nascere le robe tra i quartieri così piovide, non ci siamo, insomma, soprattutto per quanto riguarda questa selezione. La prima fase è la raccolta delle priorità, seconda fase è la fase delle decisioni, cioè si rimodellano tutte le priorità, si fa un cosiddetto esame di fattibilità, nel senso che se uno propone, dice, ah senti, per fare soldi costruiamo una bella bella inceneritore, o rendiamoci disponibili per, allora noi diciamo, no, senti, guarda, mi dispiace, ma l'amministrazione sul suo territorio ha deciso che, piuttosto che, insomma, per cui l'amministrazione comunque gioca un ruolo attivo, in quel caso, non passivo. Le priorità vengono di solito analizzate con i funzionari per tener conto sia dell'indirizzo politico ma anche della fattibilità tecnica. Non so, l'aneddoto è quello che c'è una cosa molto carina, quando era pieno un gruppo di cittadini era arrivato organizzato in assemblea perché noi avevamo un'area di 100.000 metri quadri, dove avevamo realizzato un frutteto, una biblioteca del parco, eccetera, eccetera, e questo era un gruppo di pescatori che voleva arrivare con la macchina nel lago dove pescavano, e per cui dicevano che le carni, le robe erano troppo pesanti, volevano un collegamento di strada che entrasse direttamente nel parco. Cioè, è chiaro che noi politicamente abbiamo detto di no, ma i tecnici hanno espresso parere negativo perché non era possibile fare una strada di avanzamento in cemento all'interno del parco sud, e soprattutto non era possibile entrare in macchina, e soprattutto non era possibile realizzare un parquet, eccetera, eccetera. Cioè, seconda fase, si va poi nelle assemblee finali con una votazione, le votazioni sono calde e fredde, nel senso che un punto il cittadino che partecipa direttamente, 0,5 il cittadino che partecipa in via telematica. Dell'orto botanico, questo gruppo molto legato all'ecologia, che ci ha proposto c'era un'area standard che noi potevamo monetizzare facendo un'operazione urbanistica, abbiamo cambiato la natura e abbiamo destinato invece quest'area per realizzare questo orto botanico, che può essere invece un'attrattiva dal punto di vista turistico, di fruibilità dei cittadini. E anche questa è una cosa interessante che rompe il paradigma tra, come posso dire, l'ineludibilità del consumo di suolo, nel senso che consumo di suolo vuol dire monetizzazione ed è l'unico sviluppo possibile. In realtà no, perché tu puoi dare uno sviluppo diverso al tuo territorio che diventa attrattiva di nuovo sviluppo, la fruibilità turistica, il ritorno dell'agricoltura, eccetera, eccetera. Per cui quello è un tema molto interessante. E quindi facciamo della partecipazione, come ti ho parlato prima, con Salvatore, uno delle muse ispiratrici del nostro progetto. Sei di Canegrate? Io sono di Canegrate, attualmente. Come hai convinto i tuoi concittadini a partecipare? Visto che Salvatore non è di Pavia. Sì, ecco, la difficoltà... Noi siamo a tanti chilometri, certo, non credo la mentalità sia diversa. Certo, no, anzi abbiamo purtroppo, ahimè, talvolta, questa mentalità un pochino provinciale, quindi un pochino ristretta dal punto di vista della visione della mentalità e delle aperture, no? Sappiamo benissimo, voi siete una città, una cittadina, insomma, ma anche Legnano stesso, che è in mezzo, soffre di questo, insomma, non è sempre facile. Non è sempre facile perché, insomma, l'anno scorso, non so se ne era parlato, abbiamo fatto 4 assemblee nei vari rioni, diciamo, e noi non abbiamo dei quartieri, non abbiamo Sant'Anna, Sacconaro può essere gli altri, ecco, metto le frazioni, no? Che invece, però abbiamo dei rioni, insomma, che dislocati più il centro cittadino, abbiamo una popolazione di 12.300 abitanti, quindi. Centro-sinistra governa dal 75 a Canegrate, siamo un'oasi all'interno, diciamo, dell'Alto Milanese, poi nel possibile della provincia di Varese. Chiaramente questo qui ci fa dormire sonno tranquilli, nel senso ci sono sempre maggiori cose da fare, cioè, si spera sempre nella partecipazione, quindi nel rinnovo democratico anche elettivo, e quindi da questo punto di vista cerchiamo di fare un cavallo di battaglia. Certo, nel senso che sappiamo benissimo le difficoltà